Ehi tu, finalmente hai aperto gli occhi. Stavi cercando di attraversare il confine, vero? Anche noi siamo finiti dritti in quell'imboscata imperiale, proprio come lui. Dannati manto della tempesta. A Skyrim andava tutto bene prima del vostro arrivo. Nell'impero regnavano pace e tranquillità. Stavano alle costole, avrei potuto rubare quel cavallo ed essere già a metà strada per Hammerfell. Ehi tu, noi non dovremmo essere qui. L'impero vuole questi manto della tempesta. Ormai siamo tutti fratelli e sorelle in catene. Silenzio là dietro! E lui che problema ha, eh? Tieni a freno la lingua. Stai parlando di Ulfric Manto della Tempesta, il legittimo re dei re. Ulfric, lo Jarl di Windelb, sei il capo della ribellione. Ma se ti hanno catturato, oh dei, dove ci stanno portando? Non so dove stiamo andando, ma Sovngarde ci attende. Non può essere vero, non può! Ehi, ladro di cavalli, da quale villaggio provieni? Perché me lo chiedi? Gli ultimi pensieri di un Nord dovrebbero essere rivolti alla sua casa. Rorikstad. Io vengo da Rorikstad. Generale Tullius, signore! Il boia sta aspettando! Bene, vediamo di concludere. Shor, Mara, di Bella, Kinaret, Akatosh, divini, aiutatemi! Guarda il governatore militare, il generale Tullius. E a quanto pare i Talmor sono con lui. E ti scommetto che c'entrano qualcosa. Questa è Elgen. Un tempo c'era una ragazza qui che mi era molto cara. Chissà se Vilod fa ancora quell'idromele con dentro le patie di Ginevra. Uffo, no? Da ragazzo le mura e le torri imperiali mi facevano sentire al sicuro. Devi rientrare, Nico. Perché? Voglio guardare i soldati. Entra in casa. Dobbiamo scendere con i prigionieri dai carri. Forza! Perché ci fermiamo? Secondo te, fine del percorso. Andiamo. Non è cortese fare attendere gli dèi. Aspettate, non siamo ribelli! Affronta la morte con coraggio, brigante! Devi dirglielo, non eravamo con te! Questo è un errore! Avanzate verso il ceppo quando diciamo il vostro nome. Uno alla volta! L'impero adora le sue stramaledette liste. Ulfric Manto della Tempesta. Jarl di Windelm. È stato un onore, Jarl Ulfric! Ralof di Riverwood. Lokir di Rorikstad. No, non sono un ribelle! Non potete farmi questo! Alt! Non voglio morire! Arcieri! Qualcun altro vuole discutere? Aspettate! Ehi, tu! Vieni avanti! Chi sei?
Sei parecchio distante dalla città imperiale. Cosa ci fai a Skyrim? Capitano, cosa facciamo? Non è sull'elenco. Lascia perdere la lista. Lei va al ceppo. Ai tuoi ordini, capitano. Mi dispiace. Faremo in modo che i tuoi resti ritornino a Cyrodiil. Segui il capitano, prigioniero. Ulfric, manto della tempesta. Qualcuno qui a Helgen ti chiama eroe, ma un eroe non usa un potere come quello della voce per uccidere il suo re e usurparne il trono. Tu hai scatenato questa guerra, hai gettato Skyrim nel caos e ora l'impero ti sconfiggerà per riportare la pace. Cos'è stato? Non è niente! Avanti! Sì, generale Tullius. Amministrate loro gli ultimi riti. Raccomandiamo le vostre anime ad Atelius. Che le benedizioni degli otto divini vi accompagnino. Per amor di Talos, fa silenzio e facciamola qui. La terra di Mirn, come desideri. Coraggio, non ho tutta la mattina. I miei antenati mi sorridono benevoli, imperiali. Potete forse dire lo stesso? Bastardi imperiali! Giustizia! Morte ai manto della tempesta! Spavaldo nella morte come in vita. Portatemi il rinnegato di Cyrodiil! Di nuovo, lo hai sentito? Il prossimo prigioniero, ho detto! Sul ceppo, prigioniero, e niente scherzi! Sarà da tenere.
detto traditore, vattene! Stiamo scappando, Alvaro! Stavolta non ci sarà nemmeno più! Siamo gli unici superstiti. Era davvero un drago, il precursore della fine dei tempi. Dobbiamo muoverci. Vieni, fammi vedere se riesco a liberarti. Ecco fatto. Da un'occhiata in giro, dovrebbe esserci parecchia roba tra cui scegliere. Io vado a vedere se riesco a trovare qualcosa per queste bruciature. Muoviamoci. Quella creatura è ancora là fuori. Cosa da fare e procedere. Dammi solo un attimo. Mi manca il respiro. Sentito? Il manto della tempesta. Forse possiamo ragionare con loro. Ah? Morte all'impero! Vuoi morire? Non ci avrai limiti. Hai avuto fortuna. L'unica cosa da fare è procedere. Maledizione, quel drago non si arrende facilmente. Cosa stai facendo? Dobbiamo andarcene da Engen, subito! Questi imperiali tengono delle pulsioni. Ne avremo... Non ci avrai degli imperiali!
Abbiamo finito? Da questa parte. La sala della tortura. Libertà. Vorrei che non ce ne fosse bisogno. Sentite. Coraggio, abbassa. Altri siete arrivati giusto in tempo. Questi ragazzi sembravano un po' turbati per come stavo intrattenendo i loro compagni. Non lo sai? Un drago sta attaccando Helgen! Un drago? Su, via, non dire assurdità. Anche se, ripensandoci, ho sentito degli strani rumori provenire da laggiù. Vieni con noi! Dobbiamo uscire da qui! Non hai alcuna autorità su di me. Non mi hai sentito? Ho detto che la fortezza è sotto attacco! Al diavolo il vecchio. Io verrò. Un momento. Sembra ci sia qualcosa in questa gabbia. Non preoccuparti di quello. Ho perso la chiave anni fa. Quel poveretto ha strillato per settimane. Vedi se riesci ad aprirlo. Quello che riusciamo a trovare. Certo. Prendi tutte le mie cose. Per favore. Prendi quello che puoi e andiamo. Non c'è via d'uscita da quella parte. Dovremmo andare per l'obbligo. Dov'è l'uscita? Dammi un attimo, devo pensare. Non ci avrai niente.
nessuna parte. Credo che sia meglio procedere di qua. Aspetta, c'è un orso chiamato. Lo vedi? Ci riesco ad ignorarlo. Dovremmo riuscire a passare senza farci notare. Vai piano e occhio a dove metti i piedi. Oh, se vuoi tentare la fortuna, puoi prendere quest'arco. Potresti coglierlo di sorpresa. Va avanti. Io ti seguirò e ti coprirò le spalle. Questa sembra essere l'uscita. Stavo iniziando a chiedermi se l'avremmo mai trovata. Aspetta! Pare che stavolta sia morto davvero. Non credo però che dovremmo rimanere nei paraggi per vedere se ritorna. Città più vicina è Riverwood. Mio zio fa il fabbro lì. Sono sicuro che ti aiuterà. Probabilmente è meglio se ci dividiamo. Buona fortuna. Oggi non ce l'avrei fatta senza di te. Ascolta, dovresti andare a Solitude e unirti alla Legione Imperiale. Ci farebbe comodo un elemento come te. Se i ribelli possono contare su un drago, allora il generale Tullius è l'unico in grado di fermarli. Vedi quelle rovine lassù? È il tumulo delle cascate tristi. Da bambino quel posto mi metteva i brividi. I Draugr scendono lentamente dalla montagna di notte per arrampicarsi sulla mia finestra. Ammetto di non essermi ancora abituato all'idea. Queste sono le pietre guardiane, 3 dei 13 antichi menhir che punteggiano le terre di Skyrim. Avanti, controlla con i tuoi occhi.
Guerriero, bene. Sapevo che non avresti dovuto essere su quel carro non appena ti ho visto. Ascolta, per quanto mi riguarda, hai già ottenuto il tuo perdono. Ma finché non avremo la conferma da parte del generale Tullius, sta alla larga dagli altri soldati imperiali ed evita di cacciarti nei guai. Intesi? Sono felice che tu abbia deciso di venire con me. Siamo quasi a Riverwood. La situazione mi sembra abbastanza tranquilla qui. Ecco mio zio, muoviamoci. Zio Albor, salute. Albor, cosa ci fai qui? Ti hanno dato un permesso? Per le ossa di Shor, che ti è successo, ragazzo? Zio, per favore, abbassa la voce. Sto bene, parleremo una volta dentro. Che succede? E questo chi è? Lei è un'amica. Mi ha salvato la vita. Vieni, ti spiegherò tutto. Prima però dobbiamo entrare. Va bene, va bene. Entra dunque. Sigrid ti darà qualcosa da mangiare e potrai raccontarmi tutto. Un drago! Ho visto un drago! Cosa c'è ora, madre? Era grande come la montagna e nero come la notte. È passato in volo sopra il tubulo. Qui a Riverwood non vediamo. Certo, prendi quello che ti serve. Ma che succede? Cosa ci fate qui voi due? Cosa? Un drago? A Helge? Questo spiega quel che ho visto prima sorvolare la valle da meridione. Speravo di sbagliarmi, di aver visto male. Un drago qui a Skyrim. Dove arriveremo? Prima la guerra, adesso i draghi. Dicono che le disgrazie non arrivano mai sole. Lo Jarl deve sapere se c'è un drago a piede libero. Riverwood è senza difese. Dobbiamo avvertire lo Jarl Balgruuf a Whiterun di inviare tutti i soldati che può. Se farai questo per me, ti sarò debitore. Come ho detto, sono felice di aiutare come posso. Prendi tutto quello di cui hai bisogno, nei limiti del buon senso.
Buona giornata. Sigrid, abbiamo compagnia!